Buonasera. Buonasera. Ciao. Ciao. Ciao Zefiro, ciao Rob, ciao Miki, ciao Socio. Come state? Hai visto Rob? Sono esercitata. Mi è uscito bene? Bene. Com'è? Come va? Come state? Come vi è andato questo martedì? Giornata calma, tutto bene? Sono contenta. Bene, dai, ottimo, ottimo. La mia è stata una giornata particolare. Veramente. L'altro giorno Rab mi chiedeva: ma tu ti sei mai arrabbiata veramente? E io sì, ovviamente, con gente che conosco, sì. Con gente che non conosco, assolutissimamente non mi permetterei mai. Bene. Molto bene. Certo che vi voglio rendere partecipi. Chi? Vi racconto quest'ultimo. Vabbè, ma alla fine la mia vita non è molto interessante. Perché appunto ruota unicamente attorno all'università. Per cui alla fine ciò che rende la mia vita un pochino più frizzicarella sono gli esami e i voti, fondamentalmente. E, per cui siccome ho, diciamo... Come si dice? Con parole mie, sì. Siccome sono una non fissata con la media, però ci tengo almeno alla magistrale, perché con la triennale, diciamo, mi sono potuta permettere anche l'inglese. Sarebbe peggio. E in triennale mi sono potuta permettere di uscire con una votazione non troppo alta, no? Perché alla fine la triennale conta poco. Però mi sono sempre ripromessa di uscire dalla magistrale con una media buona e quindi con un voto di laurea abbastanza buono. Per cui devo stare molto attenta con i voti e cercare di avere non troppe aspettative, perché non aspiro a prendere tutti i 30, ma comunque avere una votazione o voti alti, relativamente alti. Per cui oggi ho rosicato non poco con la mia professoressa, perché se n'è uscita, considerate questo esame, diviso in due moduli, uno che pesa 3 crediti e uno che ne pesa 5. Bene, su quello da 5, ovviamente ho quindi affrontato due esami, un esame per ciascun modulo, quindi due esami. Sul primo ho ottenuto una media, quindi quello da 3 crediti, una media, un voto, scusate, non troppo alto, ma nel secondo invece ho ottenuto il massimo. Siccome il secondo pesa di più perché vale più crediti, la media totale dovrebbe essere superiore a 28. Benissimo. La prof, vi giuro, io non ho parole per descrivere questa tipa, se ne è uscita dicendo: no, io la media non la faccio ponderata. Non so se sapete più o meno come si fa la media ponderata, che cos'è e la differenza tra la media aritmetica. Però di base la media ponderata prende in considerazione i crediti e quindi pesa il voto in base ai crediti
base ai crediti che ha quel modulino, quell'esame. La media aritmetica, prendi due voti, dividi per due, è fatta, quindi non tiene minimamente in considerazione lo studio effettivo che c'è stato per ciascun modulo. Quindi questa dannata genia ha fatto la media aritmetica quando in realtà no, non si fa così. E quindi tutti noi la contattiamo privatamente, lei è stata bombardata da email perché noi tutti non risultiamo avere un voto coerente con quello che abbiamo fatto, studiato e ottenuto, e lei ha avuto il coraggio di dire: ma io ho fatto due verifiche identiche, quindi ho pesato tutto allo stesso modo, perché erano scritti due esami a crocette. Se avessi fatto due esami con un numero di domande diverso, allora avrei pesato i due moduli in maniera diversa. Allora, non so se vi rendete conto della grandissima CAZZATA che ha tirato fuori, che ha sparato. Perché non è che se un esame, se mi fai due esami entrambi da 30 domande, allora valgono lo stesso. Cioè, ma che... c'è qualcosa che non quadra. Non è che se mi fai quindi due esami, ciascuno ha 30 domande, allora valgono lo stesso, cioè hanno lo stesso peso. No, perché tu devi valutare lo studio che c'è dietro. Non è che se ad un esame fai 15 domande, ad un altro 44, allora vale di più quello con 44 domande. Non so se mi spiego. Ma porca paletta, io vi giuro, è un'ingiustizia bella e buona. Il peso dei crediti non lo abbiamo calcolato, no. Per chi non è, giustamente, per chi non è avvezzo ai voti e crediti e quant'altro, è un po' difficile da capire. Però in poche parole è come se adesso voi foste fatti il mazzo grosso per costruire una capanna. Perfetto. Il giorno dopo vi fate il mazzo ancora più grosso per costruire una palazzina. Vi danno lo stesso quantitativo di soldi. Cioè vi hanno dato, per esempio, sparo numeri stupidi che non rappresentano la realtà, ma vi hanno dato 300 per la costruzione della capanna della casa e 300 per la costruzione della palazzina. E voi dite: ma scusami, mi sono fatto il mazzo più grosso nel costruire la palazzina, ma dammi di più. È esattamente la stessa cosa. Quindi non solo io mi sono fatta il culo per studiare di più per quel modulo, ok, quindi per quello che vale 5 crediti rispetto a quello che vale 3, ma in più devo essere ripagata con un qualcosa che non rispecchia e non... che non rispecchia la mia preparazione. Mi manca poco, Zefiro, manca poco, 4 esami più 3 attività scelta. Quindi se va bene a dicembre di quest'anno. E sebbene possa sembrare una cavolata e sembrare un problema che veramente non è un problema, in realtà ci sono problemi più gravi, situazioni più pesanti, eccetera, alla fine è veramente una piccola ingiustizia che si addiziona a tutte le altre che ho subito durante la mia vita universitaria. Però comunque mi dà fastidio il fatto che questa prof si sia, non lo so, non sappia veramente fare la prof. Tra l'altro alla fine dell'email fa: se non vuole il voto può sempre rifiutarlo. Ciao Tappo, ciao Saki. Ma sì, rifiutiamo e facciamoci di nuovo il culo per essere valutati con il culo.
così. Il tempo non ha importanza. Esatto. Cioè, non ho altri esami da dare oltre al suo, prof. No. Ma guarda te, veramente. È veramente ridicola, assurda. Mi rifiuto di rifiutarlo, assolutamente. Questa è una piccola chicca di questa giornata che non me l'ha... Non dico che oggi è stata una cattiva giornata, per carità, anzi è stata abbastanza tranquilla, relativamente positiva. Io sono super chill però sono cose che sul momento ti fanno girare un po' con le palle, perché ti sembra veramente di... boh, di avere a che fare con gente che non si merita di stare lì, assolutamente. Questa è una prof che ha impedito a persone che purtroppo a causa del Covid non sono riuscite a seguire le lezioni in presenza di fare gli esami prima della sessione effettiva. Vi spiego per chi non sa. Durante le lezioni, il periodo delle lezioni, di base non è norma fare degli esami. Abbasso subito. Di base non è norma fare degli esami. Però c'è chi lo fa per facilitarci un po' la vita. Bene. Alcuni ovviamente hanno preso in considerazione anche chi per causa Covid non poteva seguire in presenza e quindi hanno fatto gli esami sia in presenza che online. Cosa perfetta, perché così dai piena possibilità a tutti, anche per quelli che purtroppo hanno avuto difficoltà, di sostenere l'esame e togliersi un piccolo tassello prima della sessione esami effettiva. Questa no, perché soltanto chi aveva il 50% delle presenze poteva sostenere l'esame. Quindi chi magari non è riuscito a trovare cosa in tempo, era malato di Covid, doveva stare in quarantena per il Covid, non ha potuto sostenere l'esame, perché appunto non risultava nei presenti. Ditemi se questo, cioè veramente, io l'ho sempre odiata questa prof, ma oggi ho raggiunto il culmine. Ciao Mitellino! Ogni 10 popo uno in omaggio. 3 popo al prezzo di 2. Prendere o lasciare. Però vi giuro. E poi? In tutto questo ci sono i furbacchioni che prendono voti più alti di te copiando. Come sempre. La classica prof stronza che ha avuto prof stronza si deve vendicare. Ma sì, ma questa, ma veramente, questa non so come sia finita lì. Non so veramente, ma quanti giochi hanno aggiunto sul PS Now? Aggiunti di recente. Little Big Workshop. Through the Darkest of Times. Net Squared, ma oddio, che traduzioni che hanno fatto a questo gioco. Già, Rob. Era perché riscatta un gioco per me, Medieval? Ah no, lo fai per giù. Ok. Non parlare di ciò che odi. Ma io non odio nessuno, per carità. Va benissimo, Rob. Ma tra l'altro Giù ha anche riscattato un altro gioco che sono andata a rivedere adesso e che porteremo domani, perché l'ha richiesto 23 giorni fa. Come funziona il riscatto? Cioè il gioco lo devi avere o lo compri? Allora, bella domanda, Zefiro. Mi piacciono queste domande. Ciao Saki, buona pizza.
Ciao Danny. In realtà è non compro giochi richiesti, quindi a meno che non sia proprio un gioco che voglio da sempre e che sicuramente ho in programma di comprare, allora ok, posso pure pensarci. Proprio quel gioco si è accorto che non è adatto, voleva ritirarlo, ma poche ore prima Signora, si aveva dato. mani, signora! Ciao Albi! Ok, quindi Medievi è al suo posto, perfetto. Per cui il riscatto funziona così, che riscattate giochi che sapete essere gratuiti sul Game Pass o sul PS Now, perché sono le uniche due piattaforme che fondamentalmente ho la possibilità di sfruttare, essendoci il cloud. Ciao, sono io. Ciao Albi. Ma tu Horizon non lo giochi? Mannaggia, ma perché non giochi Horizon così non c'è spoiler? Una domanda stupida per bilanciare. Vai, Zefiro, facci questa domanda stupida. Ma nessuna domanda è stupida. Inglese. E non mi va di portare giochi in inglese tranne Death Door. Quello perché fondamentalmente è più azione che conversazione. Perché si chiama divisa se è un uniforme? Vedi che non è stupida, è arguta, perché divisa è divisa. Uniforme, uniforme. Beh, si chiama. Non lo so, non lo so. Sono domande che non avranno mai risposta. Sì, Albi, sì. Ok. Apro la chat sull'app. E vi condivido lo schermo. No, no, vi leggo dal telefono. Allora, ieri non vi ho letto da telefono. Ieri non vi ho letto da telefono perché avevo ridotto a finestra il gioco. E quindi avevo tipo tutto un rettangolone vuoto a destra che ho riempito con la chat. Adesso invece non lo posso ridurre a finestra il gioco. Per cui vi ho sull'applicazione del telefono di Twitch. Ok. Siete pronti? Siete carichi? Siete belli? Siete freschi? Fu il mio secondo gioco comprato insieme al primo, quindi il secondo primo morirà di ricordi fanciulleschi. Ma è vecchissimo. Quindi, se l'hai giocato tu, deve essere per forza vecchio. Domani ritorni a scuola, Danny? Come domani? Così tardi? Sei un toro seduto, Zefiro. Che poi, sempre questa settimana, avevo in programma di portare un giochino da fare assieme, questa volta seriamente, quindi ci organizziamo su Telegram. Un popo seduto. Sì, Albi, non ho visto. Ok, ma io non sento assolutissimo. Ho il gioco mutato? Sì, avevo il gioco mutato. Ok. Ditemi se si sente.
Come non ha salvato? No, è vero, non ha salvato. Però mi sa che sono al di là di questa porta. È fighissimo. Armeggiano con quel demone di metallo. Nell'episodio precedente. Non penseranno di risvegliarlo, vero? Attenti! Un altro Kopesh, e questo si muove. Ok. Allora, tira gli sassi. Che da lì ci possiamo buttare. Non posso né scendere né salire. Rimango qua. Ormai ne sono muoio. No, mi hanno vista? Porca paletta! Dissonance! C'è solo 6 di fatture, mannaggia. Buone fatture, allora. Grazie per il saluto. Ah! Eh? O no? Cazzo! Arrivederci. Ah, non sei tu? Ah, ok. Dissonance. Arrivederci a te. Era altino. Ma voi l'audio del gioco lo sentite super basso, scusate. Ho distrutto tutto. Mi sembra giusto, si sente abbastanza bene. Ok. Ah, ma le scale sono P. Ma guarda. No, non è vero, non sono P. No, non sono per niente OP. Ero convinta di aver trovato. Corri. Corri, Aloy. Perdi qua. Cazzo. Non sarà banale. Thank you.
Non so, non so. Cacchio. Corri, corri. Non ho cure. Ah, invece sì. No. Questo. Sono bloccata. Perché è l'impressione giusta, Albi. È che voglio trovare un punto dove non sia in grado di prendermi. Dai! Ah! Bastardo! Riesco a salire le scale. Popù! Pezzo di me! Vieni qua! Ok. Non riesco. Rimosso. Porca. Fatto. Vaffanculo, quante cose. Aspetta. Aspetta, aspetta. No, no, no. Ok. Che sono quelle robe? Non riesco. Quali componenti hai ancora? Ah, il mitraglione. No. Bastardo. Niente. Ma come senza munizioni? No. Aspetta, dannato mostro. No! Non ci credo. No, troppe poche pozioni. Ciao, abbracci.
Eravamo a un passo. Non ci credo. Non ci credo mai. Non ho letto la chat per nulla. Ah no, ok. Sì, ho visto giù. Comunque, ciao giù, buonasera. L'eclissi armeggiano con quel demone di metà. Presente sul PSNO, ok. No, come si salta? Salta. Un altro Kopesh, e questo si muove. Ok. Ah, sei qui da mezz'ora? Ah no, da 10 minuti. Non mi fare questi scherzi. Ok. No, mi ha visto quel macchinario del ca... Lasciami stare! Wow, Albi, che onore! Wow! Minchia! Siamo impazziti! Esattamente, quel robo là sopra, che cavolo gli fa? No, tu devi... E vaffanculo alle munizioni. No, aspetta! Non niente. Paletta, paletta! Dai, distruggiti! Super fastidioso. E non si distrugge. Guarda. Sono tanti colpi. Sta distruggendo la vita. Ragazzi, ma veramente? Occhio no, ti prego. Non riesco a mirare.
fuori! Dannata! Ok. Che fatica! Affrontarono centinaia di quei cosi in una sola volta. Ma no, Saki, cosa dovrei leggere? Che sei tornato? Ciao, Saki, bentornato. Dopo 3 anni. Ok. Grazie, Danny, grazie. Ora con calma ripuliamo un attimo. Così magari riusciamo anche a costruire quelle frecce dannate che esplodono all'impatto. Me lo tengo per il cammino. Abbiamo fatto il re senza nome, Danny. All'entrata di camera mia sentivo delle wit urla. Questo era un messaggio importante. Bene, urlo così tanto? Fantastico. I vicini mi odieranno. E le mie coinquiline. Vabbè. Lo faccio per voi. Ah! Ok, credo di aver preso tutto. No. Sono tutta una serie di... Dovrei abbandonare qualcos'altro. Allora, qualcuno mi spieghi, porca paletta, perché le pozioni curative non me le prende? La sacca delle trappole o pozioni è piena. Quindi... osso di pesce. Dove lo trovo io l'osso di pesce? Ma... si pescano i pesci in questo gioco, eh? Non sai quanto urli quando sono contro un boss? Urlo così tanto. Fenice, buonasera. Benvenuti in chat. Si pescano le pesche. Ah no, quella era ieri. Pesca con frecce. Arco e freccia per pescare. Devo fare tutto in questo gioco. Uccidere cinghiali, volpi, tacchini. E quindi? Ah. Mai vista la pesca con l'arco? No? Grazie, dottoressa. Si sieda. La ringrazio pure dopo quello che ha detto. La dottoressa Sobek ha chiarito la situazione in generale e ci ha dato una scelta. Dovremmo ringraziarla. Che... ci fanno delle gare. Come? Che ne dite di discuterne offline? Non ci sarà alcuna discussione. Avete visto i numeri? Faro pagherà anche i conti, ma il denaro non può comprare il tempo che serve per completare Zero Dawn. Quello si compra solo col sangue. Ah, andiamo. Se aggiorniamo la flotta, decifriamo i codici. Hai sentito o no? Stavolta i robot non combatteranno per noi. Se parliamo di decifrare, allora lo scemo impazzito è un predatore alfa. Saboterà e controllerà ogni cosa automatizzata e gli lancerete contro. Così invece sarebbe come lanciare civili in un tritacarne. Comandanti, il nostro nemico si replica più velocemente di quanto lo uccidiamo. E divora biomassa per alimentarsi. Zero Dawn è l'unica soluzione. Quindi mettiamo un railgun in mano a ogni civile forte abbastanza da reggerne uno. Gli mostriamo dove è il grilletto e lo spediamo al fronte? E come diavolo ci riusciamo? Dandogli qualcosa per cui combattere. Zero Dawn. Il programma.
programma di superarmi top secret che ci salverà. Se l'umanità resisterà allo sciame abbastanza da permettere alla dottoressa di finirlo. Vi invio il file con il piano di guerra per l'operazione Vittoria Eterna. Piano? Crimine di guerra, semmai. È spiacevole, ma è già qualcosa. Vista l'alternativa. Dottoressa, abbiamo una base di lancio orbitale abbandonata fuori da Bryce, Utah, per i preparativi di Zero Dawn. È spaziosa. Quando può iniziare? Ne ho già inviato una lista di candidati Alfa e Beta. Molti sono cittadini stranieri o membri di società per azioni, quindi estrarli... Lasci fare a me. Avrà il suo Dream Team. Si fidi. Il suo Dream Team. Allora, sì, diciamo che gli ologrammi... Base di lancio orbitale. Che cos'è? Sono un po'... Cosa ha fatto questa gente? Cosa ha fatto Elizabeth? Dottoressa Sobek, come previsto il saliente di Wichita è crollato. 5 titani Horus hanno aperto un varco. Contatto fra 34 ore. È tutto in posizione, generale. Ci sono volute diverse scorciatoie per unire il tutto. Oh no, cavoli, è a saperlo. Gli ologrammi? Mm-hmm. Libera da quel posto. Ora devo trovare la base di lancio orbitale di cui parlavano. Ho consultato i miei dati e trovato la base. È la buona notizia. E la brutta? È proprio sotto alla cittadella. Il palazzo di Tramonto. La capitale dei Cargia delle Ombre. Non proprio il massimo. Il palazzo brulica di agenti dell'Eclissi. In posizione di autorità. E tutti indossano un focus. Appena ti vedranno lo farà anche Ade. Ordinerà di ucciderti. E stavolta avrai contro l'intero esercito dei Cargia delle Ombre. Allora disattiva il loro focus. L'hai già fatto prima. Non è semplice. Troppi focus nello stesso posto. Comunicano fra loro e fanno rapporto ad Ade, un'intera rete di focus. Una rete? Che intendi? Immagina un'enorme ragnatela invisibile estesa per tutta la valle che connette tutti i focus insieme, permettendogli di comunicare a grandi distanze istantaneamente. Capito. Beh, c'è un modo per distruggere questa ragnatela. Distruggere la rete. Audace. Esatto, sì. Albi. C'è un modo, un punto debole nella rete. Indicamelo. Ti invio i dati della posizione. Raggiungila. Quando sarai vicina, ti darò altre indicazioni. E se fossero... E se fossero tutti i suoi amici immaginari? E se fosse solo lei ad immaginare tutto? Ma non prima che il suo mondo... Miyazaki? La sua civiltà... Ma c'era un buco! Ma c'era un buco nelle scale! Chi lo ha messo lì? E se Witto fosse solo frutto della nostra immaginazione? Esatto. No, vi giuro ragazzi, ma... Sono scivolata in questo buco, ma malissimo. E quindi da dove si scende? Ora come faccio a scendere da qui? Non dalle scale. Sì che sarà una bella corsa. Non so, Aloy, da dove tu potresti scendere. Cioè, non mi è tanto chiaro. Ok, per di là non posso saltare. Aloy. Oh signore. No, c'ho paura. Le tette via ologramma e non via foto nel futuro? Mm-hmm. Non so se sia il metodo giusto per scendere. No, ragazzi, ho scelto il metodo sbagliato. E adesso?
E niente. Nulla. È scivolato malissimo sulla neve. Vabbè. Forse ho capito. Ma che posto di me è? Ma scusate, ma fate le cose come si deve, no? Che mi mettete le scale bucate e... Scusa, ma devo scendere da qui? Ora come faccio a scendere da qui? Ah, questa sì che sarà una bella corsa. Ma che stai dicendo? Ah, così? Mi prendi in giro. Cavoli, Aloy. Ah, si scendeva così. Ma chi cavolo l'ha pensata una discesa del genere? Cavoli, io morirei tantissimo di infarto. Guarda che bello! Wow! Un sacco bello. No, scusate, ma quegli alberi? Come stanno lì quegli alberi? Scusami, ma che appiglio hanno? Sto scendendo nella maniera sbagliata, no? Dimentichiamo la cautela. Dovevo scivolare. Quindi praticamente non è contemplato dal gioco questa discesa. Fantastico, oddio. Però ce l'abbiamo fatta, ragazzi. No. Ah no, ok. Il guitto beta tester. Eccoci qua. L'avete visto? Guardate che si... No, lo schifo no. A few moments later. Tu no. No, tu no, tu no, tu no. Via, via. Corri. Devo fare silenzio. Devo fare silenzio, intanto corre come una dannata. Prendi? Aia! Fammi prendere! Cavoli! Me ne vado! Devo raccogliere anche un pesce. Ecco qui, perché andare sulla terraferma quando puoi benissimo buttarti in un fiume? Ci doveva essere la visuale panoramica. Ma Danny, più visuale panoramica di questa? Solo da Witto queste cose, solo da Witto. E qua ci facciamo un bagnetto perché dovevo pulirmi un po'. Buon lurk, Albino. Allora. Popo decimo.
Pensate al nome, pensate al nome. Tu sarai il mio popo decimo. Bellissimo, l'unico che sta in acqua. Scemo come me. Dammi un secondo. Sedere. Ecco qua. Ok, popo decimo. No, popo! 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 Dove sei? Vieni, vieni! Corri! Bastardi! Vieni, 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 vieni! Ciao, fare risse! Popo decimo è del rissoso. Posso cavarla. Povero Popo decimo. Che succede? Ok, oh. Vieni che ti sistemo. Ok. Non si sa mai quando potrebbe servire. Sì, giù. Stava muovendo l'aria. Sta facendo il mimo. Ragazzi, mo, non è che vi potete aspettare lo stesso dettaglio che c'è su The Last of Us nella... Queste sono amare, ma utili. Grazie per questa informazione. Nella modifica delle armi. Su via. Guarda che bel posticino, tutto pratoso. Dalle montagne innevate. Ah, prati fioriti. No, sto sbagliando strada. Da che parte? Per di là. Com'è per di là? Ah, sul ponte. Ok, ci facciamo un po' una passeggiata, ci rilassiamo un po', ci godiamo il coraggio. Ciao Mano! Bentornato, buonasera. Mi sa che 4.400 passi sono un po' tanti, ragazzi. Tutto bene, tu Mano? Oh, signore, il signore. Salve. No, 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 no. Popo decimo! Corri! Ho 30 minuti di corsa, vero? Noi non voglio abbandonare Popo decimo. Devo stare nascosta. Porca paletta, Popo decimo, mi dispiace. Ti ho allontanato dal tuo branco, però eri un po' scemotto a stare in acqua, scusami se te lo dico.
Però è stato un piacere. Ciao. Guarda, no, sei tutta questa... Ma, al limite. Mi serve un kit, eh? Ok, vediamo se posso fare qualcosina. Capacità. Sacca delle trappole, munizioni, munizioni, abiti, armi. No, in realtà vorrei fare questo. E poi vorrei fare osso di cinghiale. Va bene. No, scusate, ho sbagliato. Mappa. Un nome, una condanna. Vabbè, ma qui non muore. Non è che muore proprio. Ma vogliamo fare... Dai, facciamo un po' di secondarie. Facciamo questa. Che non è troppo lontana da noi. Papo! Sei salvo! Per oggi ci duri ancora un po'. Ancora nessuno, Rocky. Rocky! Fanno a non vederti se gli passi davanti. Oh mio Dio. No, loro sono tremendi. No, signorini. Ciao cavalluccio. Oggi sto finalmente a riposo. Domani andrò al capo per prendermi la disoccupazione. Finalmente. Senti un po'. Con un peso in meno? Ma che colpo era? Ma prendi sto tacchino, ti prego. Assolutamente. Grazie Saki. Mi sento più leggero. Contentissima, Mona. Sono delle missioni secondarie. Fanno parte della storia principale. Ma voi siete nuovi? No. Un cinghiale! Un cinghiale! Corri! Attacca! Mezz'ora per uccidere un cinghiale. Ok. Scusate amici, probabilmente sono quelli di prima. Ricordiamoci che devo pescare un pesciolino. Prendi sacco a letto. Ok, siamo arrivati. Quelle macchine mi hanno vista.
No, gli uccellacci no. Ma sono stra fastidiosi gli uccellacci in questo gioco. Aiuto. Ma chi c'è un po'? Però mi si è fermato. Ok. Trova gli esploratori. Oseram. È come se avessero subito l'override. Le macchine sono docili? Sono felice di trovarti bene. Parla con i Banuk. I mob volanti sono fastidiosi in ogni gioco. Non credere che la caccia sarà più facile solo perché la terra è più calda. La caccia richiede una preparazione completa. Doppiatrice super famosa. Che però cosa ha doppiato? Neve. Procede bene, Mono, procede bene. Che immagine cupa. Gli sciamani dicono che le mandrie sono venute da questa parte. Ok, ma io con chi, con quale Banuk dei tanti devo parlare? Onore al tuo Eracle. Ispezione il campo. Parla con i Banuk. Pronto alla caccia, sciamano. Ah. Anche tu sei qui per comprendere le macchine. Sì, Nora. Ma come fa a vedere questo con questa roba addosso? Detto tra me e te e gli spiriti. Io apprezzo la pace. E poi non la texture del corpo, macchine. Ma non è ricata? E i cacciatori e gli sciamani litigano senza sosta. Su che cosa? Ciao Danny, su buona serata anche a te. Un mondo più duro. I cacciatori non vogliono tornare alla situazione di prima. E noi sciamani siamo in grado di spiegare sempre meno cose. Molti di noi sono esuli ora. Siamo nomadi. Qui nessuno litiga. Così accetto il mistero. Che gli spiriti delle macchine ti siano favorevoli. Grazie. Intanto rubo nei villaggi altrui. Molto bene. Poter vedere le macchine così da vicino è cacca di cervabito. Scusa? Cacca di cervabito gelata. Ma quanto veloce? Mi ha condotto qui. L'ho inseguito dai rivali dove ha ucciso un gran cacciatore dei ghiacci, tagliandolo in due. Una sfida ardua, ma l'ho accettata. Ma quando è arrivato qui, si è calmato. E non è meglio così? T-Cook dice che è un dono. Cacca di cervabito. Ma un dono è una ricompensa non sudata. Le macchine sono nate. Bentornato, Ram. Ma ora devo stare qui a difendere gli sciamani. Ciao, perché sei tranquillo? Frecce veloci e lame affilate. Fai, vendi? Onore al tuo Warak. Che è il Warak? Perché parli, dici cose che non hanno senso. I Nora sono guidati dalle donne, giusto? Questa è una specie di capo? Ok, signorino. Allora io ti vendo un po' di roba. Qua. E qua. Ok, poi mi fai acquistare un'arma magari più forte. Che hai? Una fionda. No. E degli abiti? Nessuno, perfetto. E nulla, non mi serve a niente. Mantieni il calore. Come si mantiene? Bulloni? Molto probabile. Che fa quello in mezzo? Io sono T-Cook. Ciao T-Cook.
Non avevo mai visto niente di simile. La luce blu è potente qui. Il mio popolo ha viaggiato dalle vette di Banur per vederla con i suoi occhi. Sì, le sta entrando nel capezzolo la fascia e adesso è totalmente... Sta entrando un po' nel fisico. Signore, è incorporeo. Io so dello squilibrio, però non pensavo che le macchine fossero così calme prima. Che cos'è questo posto? Non lo sappiamo. Noi cantiamo e ascoltiamo gli inni delle macchine. Le macchine vi cantano? È reciproco. Sei una cacciatrice. Dovresti sapere. Non hanno i capezzoli questi tizi. I rituali, i richiami, i lamenti. Noi non li comprendiamo, ma gli sciamani cercano di interpretarli. Qual è il canto che li ha inaspriti, che li ha izzati contro di noi? E qual è quello che li calma? Ed è forse qui che aleggia, lontano dal nostro udito? Come possiamo guarire il mondo delle macchine? Che ti è successo? Sono stato spinto qui da una tempesta. All'inizio credevo che il lamento fosse il vento che incrinava il ghiaccio della montagna. Invece no, era il canto del divoratuono. L'ho trovato accovacciato col metallo immobile e mi sono rifugiato sotto di lui. A tempesta finita, il canto era cessato. Forse lo povero fumato, veramente. O forse si è assopito ed è ancora qui. Così non l'abbiamo né toccato né smembrato. Lo trattiamo con le dovute cure. Ok. T-Cook, sono passati degli altri stranieri di recente? Alcuni Oseram, sì. Erano convinti che le macchine non funzionassero. Come se le macchine fossero dispositivi da riparare. Lo sono. È così che gli Oseram vedono... Lo sono, ciccio. Ho appena riparato la mia di macchina. Poi si sono convinti che non ci fosse nulla da spiegare e se ne sono andati con l'aurora boreale. Con l'aurora boreale? Ma perché hanno questi momenti di... di fretta nel concludere la frase? Mi guardo ancora intorno. Parla, scambia, ascolta. Sei la benvenuta qui. Nessuno ti farà del male. Allora non sono i Banuk a fare questo. C'è qualcosa in questo posto. Non possono vederlo, ma... forse il mio focus, sì. Ti auguro un... Il mio focus. Sono la miglior cacciatrice del New Erak e nessuno mi toglierà quell'onore. Addirittura, ma non mi dire. Buon viaggio. Brava. Devi dei segnali con il tuo focus. Io non sto trovando niente. Buona caccia. Hanno pagati poco, si sbrigano. Questi Nora cacciano le macchine, ebbene, ma non vedono la luce. Forse sopra. Chissà se il mio focus può scoprire qualcosa. Sì, lo so, lo sto utilizzando, però mi devi dare il tempo. Oh! Segnale non identificato. Ecco, un segnale. E la fonte è in cima alla montagna. Meglio dare un'occhiata. Ma tu? Sei un pavone? Sono il miglior cacciatore del mio Werak e nessuno mi toglierà quell'onore. Anche tu! Come si sale? Scusate, come si sale? Sono parti dove il doppiatore si è accorto all'ultimo che era ora di staccare dal lavoro ed ha accelerato di colpo per filare a casa. Ah, per di qua. Ah.
piace troppo come sale su, come sale sui muri. Poverina, l'ho fatta cascare nel vuoto un po' troppe volte. È difficile credere che i Banuk vivano più a nord. Dov'è il falò? Non c'è un ascensore, no. Però dai, è simpatico anche salire così. Riesco quasi a vedere la terra sacra. Non mi manca. Porca paletta. Porca paletta! Doloi! Ciao, scambiabare! Buonasera. Bentornato, tra l'altro. Era da un po' che non ti sentivo. Ma gli uccellacci non mi attaccano. Oddio. Oddio. Aloy, Aloy, Aloy. Ok. Ciao passerotti, ma meno male che non siete aggressivi. Non puoi lasciare. Ti ha mandato Vildund? Allora i frammenti comprano una coscienza. Ma chi siete voi? Ma scusami. Nora, tu devi fermare gli altri. Va avanti. Siamo arrivati qui e abbiamo scoperto un dispositivo antico. Era palese che fosse responsabile della calma delle macchine. E non è un bene lasciarlo lì, scusami. Ho deciso di portarlo a Rupestria per venderlo. Ma è già ridotto male. È come se fosse caduto dal cielo. Abbiamo provato. Ma ha alzato gli occhi in una maniera super inquietante. Sono come la peste, ogni tanto ritorno. Ma no. Voi due andatevene da qui. Mi sembra che abbiate già fatto abbastanza danni. Una giusta osservazione. Si è lasciato andare la corda, deficiente. Che hai fatto? Chi sei tu? Non sei una di quei Banuk? Ormai è tardi. Fatemi dare un'occhiata. Aspetta, aspetta. L'abbiamo trovato. È nostro. E ora arrivi tu. A cosa ti serve quest'affare? Ciao, Anto, buona cena. So. È stata una tua idea. Tu hai iniziato e tu finisci. Va bene. Forse un rottame. Ma i rottami hanno un prezzo. Quindi te lo richiedo. A che ti serve? Di sicuro serve più a me che a voi. Volete ancora negoziare? No, no. Sto trovato solo dita gelate. Cavolo, hanno fatto un bel casino. Ma che... Fino ad ora dicevano, no, no, questo è nostro, tu no? E se ne vanno così? Frammento di codice corrotto di circa 20 anni fa. Segnalare fino a risposta. E ha inviato un segnale fino ad oggi. Sempre più debole. Devo tornare all'accampamento. Prima che le macchine lo distruggano. Ok. Molto interessante questa missioncina. Sono allontanati gli uccellacci. Ah! Cazzo! Non appare il triangolo quando sei in volo? Ero convinta. Ho detto salto, così faccio tipo scena e premo il triangolo per agganciarmi. Ma guarda te, guarda te. Quindi in volo l'interazione non c'è. Molto bene, molto bene. Non c'è spazio. Ok, non salterò. Whee! No, hanno già iniziato ad attaccare.
Cavoli. Che palle, ma erano così carine e docili. Difendete l'accampamento a tutti i costi. Non è vero mai. Tutte, ah sì. No, ma quello è il mio. Quello è il mio popo. No, non attaccate il mio popo, vi spacco. Popo. La caccia ricomincia. Popo, arrivo. Fate pano. Popo. No, popo. Maledizione. Ma si è buggato più in quell'angolo? Popo. Popo irresistente. Non morirai, Pop, in questa live non morirai. Ho finito tutti i frammenti. Dovrei lasciare qualcos'altro. No, io voglio scendere da Popo. Popo, puoi per favore farmi scendere? Sono lontana. Ok. Ho fatto più pit stop per le riparazioni che viaggi. Pur di salvarlo, questo è altro. Sapevi che questo cambiamento sarebbe avvenuto? Non proprio. Anche se questo mondo stavo per morire, non ti lascia più andare già i traffi. Gli Oseram pensavano. Gli Oseram non pensano. Tutti i materiali consumati sono per salvare Popo. Tra gli uomini e le macchine. Non morirai in questa live, assolutamente no. La luce blu è scomparsa. Siamo rimasti con molti canti, ma più di cordoglio che di gratitudine. Che farete ora? Tornerete nella vostra terra? Quando insegniamo ai giovani a camminare sul ghiaccio, diciamo, il segreto è fare un passo, poi un altro. Forse un giorno i misteri delle macchine ci saranno rivelati. Lo spero. Buona fortuna, T'Cook. Buona fortuna, T'Cook. Di toccare cosa, scusami? Le macchine nel bosco ti permettono. Torna da Vilgund. C'è un problema. È lontanissimo. Popo? Che vogliamo fare? Te la senti? È un lungo viaggio. Ma Popo... Questo tipo di popo è lento a correre, o sbaglio? Stanno scavando. Allora, a che punto siamo della storia? Ci siamo di nuovo. Boh. Ologrammi. Zero Dawn. E... ologrammi. No, no. Oddio, Popo decimo.
Ho sacrificato tutto per te, ma ti devo mollare. Ciao Zefiro, bentornato. Welcome back. Sì, tutta questa strada non la farò mai, ma mai nella vita, proprio mi dispiace. È stato un piacere. Ma? No. Beh, sì, chiarissimo. E boh, io la storia la riassumo con ologrammi, Zero Dawn, ologrammi. Anche perché neanche abbiamo capito chissà quanto. Mi prude l'orecchio. E kit viaggio! Popolo abbandonato. Vabbè. Prima o poi capita a tutti i pop. Ciao Paolo. Baulone. Ce la farà a caricare? Ho una famona incredibile. Cosa mi consigliate? Da mangiare? Che sia... Non godurioso, però tipo no, non la solita pasta, il solito secondo. Qualcosa che sia buono. Non so. Uova strapazzate. Pizza. Va ordinata e non ho voglia. Oppure voglio proprio qualcosa di super Mac, ma l'ho mangiato da poco. Quindi no. Frittata. Da cucinare. Oh. Da cucinare e basta. Fatto cuocere i cotechini oggi. Li porto col... ti prego, Rob. Preferibilmente senza... Straniera! Stai cercando... Ehi. Cattive notizie. Proprio quello che temevo. Aria fritta. Le macchine addomesticate... È difficile da spiegare. È tempo di ordinare della pizza. Non ho voglia. Ma è scomparso perché i tuoi sono stati avidi. Scommettere non paga, ragazza. Avrei dovuto darmi al traffico d'armi. Quello sì che rende. Ecco, prendi. È la metà che avrei dovuto a quegli imbroglioni. Metà. Penso mi farò un omelette. E poi non avevi detto con dentro la mozzarella. Degni di te. Che cosa dite? Kebab, voglia di kebab adesso. Mi sono fregato con le mie stesse mani. Nell'attesa biscotti ancora uno. È da una vita che non mangio un kebab. L'omelette con la mozzarella? Sì, Paola. Piadine condite. Non ho le piadine. Però le crepes le posso fare. Salate. Però con cosa dentro? Davvero, Rab? Mi porti due kebab? Ti porto il sushi, oh mio Dio, sì, ti prego. È la prima volta che sento ciò? No, di solito io sono solita fare l'omelette con un affettato che appunto può essere o il cotto o il tacchino a fette
e dentro la mozzarella. Ovviamente la mozzarella la scoli bene 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 dall'acqua, perché sennò diventa un mappazzone. Però la fai sciogliere all'interno dell'omelette e diventa buonissimo. Dipende che ingredienti ho, blandi, molto blandi. Però secondo me con i pochi ingredienti che ho posso fare qualcosa di... Ho inviato un messaggero alla conquista per informare... Di buonino. Se avrete bisogno, felice di vederti. Non ci sono parole per Ersa. Sapere che è viva e poi perdere la speranza è crudele. Ersa non vorrebbe troppi discorsi. Vorrebbe che trovassimo Derva. Ha detto che parlava di... Kebab caldo a 3 minuti da te. Digli che cosa hai scoperto. Ho voglia di kebab. Parla di un carico di vampa spedito a un deposito qui. Solo che non era indirizzata a Derval, ma a un certo Elund il Forgiatore. Questo nome vi dice niente? Mi suona familiare. Sì, è un signorotto. Gli Oseram hanno comprato diversi edifici in tutta la città, compreso uno a quel nome. Fammi pensare, è al confine della messa. Che occhi belli che ha. Era un negozio, ora potrebbe servire da deposito. Se Derval ha usato quel nome per comprarlo, potrebbe essere perfino lì. Radunerò i miei uomini. Ci vediamo là. Eren, aspetta. Ricorda che nessuno odia Derval più della tua tribù. Gli altri clan pagherebbero pur di averlo. Prenderlo vivo. Per usarlo come merce di scambio non puoi dire sul serio. La nostra sicurezza dipende dal mantenere la pace. Se si presenta l'occasione, prendetelo vivo. Considera. Ho mangiato un kebab. No. Beato. Aloy, un momento. Grazie. Quando abbiamo parlato, Eren ha sorvolato sui dettagli della morte di Ersa. Comprensibile, certo. Ma ora che sono solo con la mia immaginazione, penso sempre a quei dettagli. Tu eri lì. Ha sofferto. Ha pensato a te. Ha pensato a lui, non mi ricordo. Vi ricordate le ultime parole di Ersa? Ne ho mangiato uno l'altro giorno così piano che ci ho messo 2 ore a finirlo. Mi dovevo riposare ogni tanto. Ah, peccato che qui non ci sono che babbari. Vive in un paesino dei ca. Rabba, portami quei dannati kebab. Ma non... Vabbè, sì, dai. Ha pensato a te. Non importava niente del suo dolore. Era preoccupata per suo fratello. Era preoccupata per te. Grazie a lui. Avevo bisogno di sapere che sono nella sua mente come lei è nella mia. Che egoistico. Mamma mia. Risponderà dei suoi crimini. Avevo bisogno di sapere che ero nei suoi pensieri. Mamma. Che cosa, boh, brutta da dire? No? Voi che ne pensate? Cioè, non... la domanda non me l'aveva fatta per sapere se avesse sofferto o meno. Ciao Andre! Ma a presto, buon lavoro. Era bruttina, sì, nel senso, scusami. Che ti frega se eri nei suoi pensieri o meno? Quello che ti dovrebbe interessare è se ha sofferto o no. Teoricamente. Anche a me non spiace, piccante. No, basta, Rabba, mi hai rotto. Non è possibile che ogni volta te ne esci con dei cibi che voglio un sacco di provare e poi non porti niente. Ieri sera ne ho arrestati 2 per disturbo della pianta. Voglio il kebab adesso. Però non lo prenderò. Penso che mi farò l'omelette. Kebab per Witt, presto. Preferibilmente senza amici o famiglia. Ma non metto male. Preferibilmente senza amici o famiglia. Il posto è questo. Sei a casa, Derval?
C'è una sorpresa per te. Con quale forza mega galattica ha appena rotto due porte che erano fissate con delle assi di legno? O lui ha una sorpresa per noi. È una bomba. Non mi sembra grande. Ma basta ad ucciderci. Erano appoggiate. Vamp, deve esserci una perdita al piano di sopra. Se provassi a smantellarla, una trappola la farebbe esplodere. Non adesso. È parecchia vampa. Se la bomba di sotto esplodesse, sarebbe come Derval ha promesso. Il fumo oscurerebbe il sole. E la città finirebbe in fiamme. Deve esserci un modo per fermarla. Ovvero? È una bomba, sì. Ben costruita. Che devo fare? Non farla esplodere, spero. Ma diceva non adesso. Ah! Se okay. Ci sbarazzassimo in qualche modo, l'esplosione sarebbe contenuta. Quindi? Se ce ne sbarazzassimo in qualche modo, l'esplosione sarebbe contenuta. C'era un'ispezione. Sembra un supporto di legno, non molto solido. Oh! Questa è una finestra. Perdonatemi, Ma... Non è una finestra, è una porta, scusami. Anche... Ma... una porta finestra, vabbè. Vai. Aiutami a spingerlo fuori. Ok. Sì, forza, potevi farlo anche senza... A che serve? A salvare la città, spero. Ma quando la vampa cadrà, scappa, perché innescherà la trappola sulla bomba al piano di sotto. Sopravvivremo. Probabilmente no. Ora spingi. Come probabilmente no? Quanto è stata brutta l'esplosione da 1 a 10? Occasione di Derval e Meridiana è ancora in piedi. Non è finita. Derval voleva che Avad guardasse. Impossibile. Dovrebbe entrare nel palazzo ed è ben difeso. Torniamo indietro per sicurezza. Io guardo in giro. Forse gli uomini di Derval hanno lasciato qualcosa. È stato tristissimo. Veramente. È stato super triste. No, ma poi le fiamme, ragazzi. Quanto luminose! Ma che cos'è? Tracce di stivali. Sono un po' sporche di vampa. Vero, Rab? Solo carburante infiammabile, non una nucleare. Vabbè. Ma cosa? Non sentivo un'esplosione del genere dalla liberazione. Hai un momento per parlare di raffinatezze? No. C'è del fumo che risale dal confine di Meridiana. Oh no! Le tracce proseguono dentro. Un altro dei nascondigli di Derval. Quindi? Mio Dio, mio Dio.
non ho capito. Simano. Anche tu il kebab, no. Assemblato il detonatore. Oh no, ha scavato un tunnel nella parete. Derval è riuscito a entrare nel palazzo. Bastardo. Non cadere giù, ti prego, Aloy. Ok. Come funziona? Cacchio, Aloy! Come funziona? Non mi sale. È totalmente appesa. Ma che... Perdonatemi. Non ho capito. Ah, da là sotto? Ma giù, giù, giù. Ok. 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 Molto bene. Avrei tanto voluto vedere il dio del sole in ginocchio. Udite. Smettila di lamentarti. Bisogna proteggere le retrovie. Bisogna proteggere la terra. Ma quanto siete resistenti? Guarda che indietreggia. Ok. C'era un tasto alla libreria. Mi servirà presto. Scusate, scusate, non so salire le scale. Ha resistito a tre frecce in testa. Teneva la capa tosta. Quanta strada hanno fatto? Guardati, Avad, l'erede di un re pazzo che si dimena. Mi hai privato del diritto di uccidere tuo padre, quindi dovrò accontentarmi di te. Mi divertirò a vedere i carcia bruciare, soprattutto perché tu assisterai insieme a me. Di addio alla tua meridiana, Avad. Respira il fetore e soffoca nelle ceneri. No, scusa, non l'hanno sentita l'esplosione, questi? Non ho sentito niente. Mi ha risposto. Dal margine della mesa. No, dovrebbe essere un inferno e non il fumo di un carbonaio. Boom. Che fa? Cosa Ravana? Aloy? Dovrei viaggiare leggera. È mezz'ora per ravanare il cesto? Cos'è stato? Ah,
Tu devi essere la Nora che ha attaccato la mia base. E disattivato la tua bomba. Sei stata tu? Bah, bomba o meno, imbratterò quel trono con il sangue. Stavo bollendo per terra. Poi quello di Avad. Che vorresti fare tu? Cos'è quell'arma? Aspetta. Va sempre a combattere le sue signore. Cacchio! Aveva un esercito. Ho ucciso Ketty e razziatori. E vabbè, allora siete stro. Ma no, aspetta. Possiamo muoverci. Ho un re sole da uccidere. Perché Avad fa sempre combattere le sue? L'ho ucciso. Ma non ha detto nemmeno una frase prima di morire, cioè non. Ma che? Non è ancora finito. Ma non è vero! Ma cosa è successo? Ma che? Vi giuro, io questo gioco non ho capito. Non. Il richiamo degli uccelli? Addio all'approccio furtivo. No! Spero che ti piaccia ascoltare questo. No! Ma stai fermo! I maestosi pericolosi sperigli! Dai, non l'ho preso mai! Sto sprecando un sacco di munizioni! Un punto per. Muori, uccellaccio! Levati, bestiaccia! Basta, dove sei tu? Muori! Che vogliamo fare? Siamo finiti? Ma non è vero. Ma non posso ucciderlo dato che era fermo. No, cioè sono veramente. Di un fastidio tra me. Ma dai, ho preso l'ala. Ah, ecco. Che succede? Chi è che mi sta colpendo? Non fare mai il lavoro se hai una macchina che può farlo per te. Cacchio. Cavoli, mi sono lanciata la freccia addosso. È una tortura. Questa è una tortura. Spero che ti piaccia affrontare queste cose, perché ne stanno arrivando. Ora sì, bloccano.
Non riesco a prenderlo mai. Altri. Ma quello è appollaiato lì. Io spero che mi faccia ripartire da quest'ultima parte. Metallo. Va bene, salta, inutile che mi mostri. Salta, salta. Spero che ti piaccia ascoltare queste cose, perché ne stanno arrivando altre. Ma chi è maestoso? Chi è che spara? Qua. Ah, dolore nella vita. Non fare mai il lavoro se hai una macchina che può farlo per te. Fastidiosi, veramente super fastidiosi. Arrivederci. Ciao Albino. No. Sono velocissimi. Non fare mai il lavoro, c'è una macchina che può farlo per te. Mortacci tua. No. Stanno arrivando altre. Maledizione. Medicine. Che fortuna. No, non fortuna niente, signorina. Spero che ti piaccia affrontare queste cose, perché ne stanno arrivando altre. Ok. Chi? Dove, signorino? Ma da dove? È buono. Non fare mai il lavoro se hai una macchina che può farlo per te. Lei ha una mira veramente impeccabile. Ma peccato che è sceso là sotto e io non lo posso raggiungere. I maestosi pericolosi. Guarda che è caduto lì. Ancora? Ma? Oh! Non fare mai il lavoro se hai una macchina che può farlo per te. Ah.
No, porca. Fastidiosi, fastidiosissimi. Super. Posso prenderti e ucciderti magari? Io non rompi più. Ma guarda, ma c'ha un PS di vita. Ah, ma anche tu. Non riesco a prenderti. Eh sì, metellino, però anche stavolta. No, ho missato tantissimo. Ho missato anche stavolta. Pezzo di me. Vieni qua. L'ho preso. Arrivo. Cool. Altro? Posso darti il colpo di grazia ora? Anche se vorrei che Ersa fosse qui per ucciderti, non mi spiacerà farlo io. Ma avanti. Dai, no, spaccagli la testa, mi ha rotto le scatole. Si tratta di te, Eren. Fallirai. Fallo. Io so qual è la tua paura. Tornare a prima fonte in catene. Ogni clan della conquista ti vorrebbe morto. E sa come farlo in modo doloroso. Farebbero a gara per il privilegio. È proprio da te lasciare che gli altri uccidano al tuo posto. Nerva, avviatore. Ah sì, avviatore. Avviatore di conso. Avviatore ti ha sfidato. Com'era la canzoncina dei Pokémon? Pam pam pam. No, com'era? Avicoltore, avviatore. Non fare mai il lavoro, sei una macchina che può farlo per te. Giusto. Ok. Molto bene, qua hanno ripulito un po' tutto. La fatica, ragazzi. La fatica. Ah no, aspettate. Saliamo di livello. E che ci prendiamo? Bello. E basta. Ok. Falò. Il falò più vicino è questo. Ciao Ansel, buonasera, bentornato. Un fight fatto male, circondato da filmati fatti male. Già. Anzi, facciamo così. Siamo a 16 ore. Perfetto. Opla. Vai, Rab, proponi. Mi devo recuperare l'armor definitiva. Prossimamente lo facciamo. La facciamo tipo... Ma perché è cambiata subito così all'improvviso? Boh. Comunque magari la facciamo tipo missione per recuperare l'ultimo oggetto che ci manca.
Map. Sto portando Yu-Gi-Oh! Oppure c'è Extra Sour Candy. L'avevamo più ricambiato il suo ride? Se no c'è Glossy Stay. Onir. Ciao Rick, buonasera. No ragazzi. Ah no, ok, trovata. Ciao Saki. Agita forte la manina. Anche io. Non li ho tutti followati. Non abbiamo mai ricambiato extra. Andiamo da Extra Sour Candy allora. Vai. È stata gentilissima l'ultima volta. E direi che possiamo ricambiare il favorissimo. Io ho una fame incredibile. Omelette, sì. Forse ci metto anche qualcos'altro. Ci penso. No, non dovrebbe essere una replica. Guarda il metello, ormai è tutto studiato. Replica, chiusura. Ormai lui è il moderatore perfetto. Saluti, Mon, è stato un piacere risentirti. Grazie, una buona serata anche a te. Ok ragazzi, allora nulla. Io vi ringrazio immensamente per la compagnia di stasera e vi auguro un buon proseguimento di serata. Spero di rivedervi domani, sempre verso le 18.30. Vi auguro quindi una buona cena se ancora non avete cenato, una buona notte e tantissimi sogni d'oro per dopo. Ci vediamo domani. Solita ora, solita witto, soliti giochi. Ciao ragazzuoli. Ciao. Ciao Rick. Ciao Socio, ciao Giù.